Allora, siamo qua post conferenza stampa con Mister Zavettir, chiamo Mister perché è stato il lavoro di fino a poco tempo fa. Parliamo di questa nuova nocina che si sta allestendo. Quali sono state finora ciò che è stato fatto e ciò che si farà? Ma sulla scorta di quello che ho detto nella mia presentazione, abbiamo fatto un impianto su tre livelli, vale a dire un impianto che possa dare continuità a questa società, a questo percorso tecnico, un impianto di 3 anni. E il primo livello abbiamo lavorato sugli under, quindi sui 2004-2005, ma già mi sto proiettando sui 2006, che in questo triennio dovranno essere il valore aggiunto per le nostre squadre. Poi abbiamo cercato di prendere giocatori funzionali al nostro progetto, magari anche di prospettiva, e poi sicuramente abbiamo cercato di completare la squadra con giocatori importanti di categoria, giocatori di grossa esperienza, giocatori che magari avessero già vinto questo campionato. È stato annunciato poco tempo fa, mezz'ora, un'oretta fa, un giocatore olandese. Quanti stranieri saranno presenti nella rosa e quanti giocatori partiranno per il ritiro? Allora, alla volta di Bisaccia partiranno 28 giocatori, tra questi tanti giovani. Avremo questi due ragazzi olandesi, in più annunceremo nei prossimi giorni un altro calciatore dall'estero. C'è anche Diniz, che è un ragazzo brasiliano, anche se già giocato in Italia. E poi ci sono tutti i nostri giovani, quelli del nostro vivaio. Abbiamo preso anche qualche 2003-2004 che ha già fatto i campionati di D. Giocatori per noi importanti. E quindi siamo contenti da questo punto di vista. Nel ritiro praticamente mancheranno due giocatori, un difensore centrale che abbiamo già acquisito, però non possiamo annunciare perché ancora sta lavorando con la squadra di appartenenza, e dovremo acquisire il nostro difensore centrale guida, che ci siamo presi del tempo perché aspettiamo l'evolversi del mercato, sperando di non sbagliare la scelta e di prendere un giocatore veramente funzionale, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista, diciamo, proprio di guida all'interno del gruppo. Quanti giocatori anziani, prima proprio perché abbiamo parlato di guida, mi viene spontanea la domanda, quanti giocatori anziani oltre trentenni avremo in questa rosa? Beh, ultra trentenni ad oggi c'è solo il nostro capitano, che è un ultra trentenne all'anagrafe, perché comunque è un giocatore che è un ragazzino, per verve, per motivazione, per forza mentale, quindi siamo felicissimi di averlo riconfermato e felicissimi che lui abbia accettato di continuare il nostro percorso. Poi avremo altri, oltre il capitano, avremo altri 8 over, 7 già acquisiti, però sono, diciamo, over relativamente giovani, e ci aspettiamo adesso poi di trovare quest'altro over che possa aggiungersi al capitano come guida della squadra. Vedremo poi l'età, quella che sarà. Abbiamo parlato dei giovani, vediamo un poco, ma adesso non dico queste domande che farà poi Francesco. Qui è tosto, quindi devo stare Farò molto Francesco. attento. Parliamo dei giovani, quanto sono importanti i giovani per questa società? E poi dopo vi faccio fare la domanda da Francesco. Allora, in generale per la nostra società sono fondamentali, infatti come vi ho detto prima, in questo sviluppo triennale che vogliamo portare avanti, voi dovete pensare che per noi la prima squadra parte dall'under 17 fino alla prima squadra, fino ai grandi, diciamo. Pertanto il lavoro certosino va fatto su questo, anche perché sono quelli che fanno la differenza nella forza di una squadra, e ci auguriamo che le scelte che abbiamo fatto ci possano dare conferma che comunque abbiamo preso dei ragazzi che possono dare un contributo importante alla squadra, alla società. Direttore, per quanto riguarda i giovani, i ragazzi, è solamente rimandato, solo per quest'anno, per la questione, cioè partiamo dall'under 17 o iniziamo anche, cioè i ragazzini ancora più piccoli abbiamo rimandato magari per una questione organizzativa? Allora, diciamo, il volere della società è costruire un settore giovanile importante. Diciamo che in questa prima fase mi sono preoccupato e ci siamo preoccupati tutti insieme per, come dire, la costruzione dell'attività agonistica, quindi partendo dai giovanissimi fino alla prima squadra. Poi
però stiamo facendo di tutto, proprio per il volere sociale, quello di costruire anche l'attività di base e partire anche con la scuola calcio. E siccome vogliamo fare le cose per bene e serie, vogliamo essere sicuri di avere, come dire, la possibilità di dare un servizio più professionale possibile ai ragazzi di Nocera e del circondario, per poter magari crescere in modo sano e magari, come dire, rincorrere i propri sogni con la maglia del Molosso, che per noi è motivo importante, motivo di orgoglio. E ve lo dice una persona che ha lavorato tanti anni nei settori giovanili, e non ci sono soldi che tengano la soddisfazione che c'è veder crescere un ragazzo e farlo proprio accompagnarlo nella crescita, che poi possa raggiungere grandissimi livelli. E la soddisfazione veramente più grande che un operatore in campo professionale possa avere. Appunto, ritornando ai ragazzi, ma ha trovato difficoltà, si sono mostrati disponibili tutte queste scuole di calcio, questi dell'Agro, di Nocera, hanno dato una buona disponibilità o diciamo così c'è qualche ancora da discutere, c'è ancora qualcosa da mettere a punto? No, è chiaro che noi siamo una società rispettosa. Io una delle prime riunioni che ho fatto qua è cercare di coinvolgere le squadre del settore giovanile, perché credo che la Nocerina sia patrimonio di tutti, ma tutte le società sono patrimonio di tutti. Quindi noi vogliamo assolutamente, e ci siamo messi a disposizione con tutti per cercare di cooperare, di costruire insieme. È chiaro che nel momento in cui la Nocerina entra in campo va a toccare degli equilibri che sono, come dire, insiti e consolidati nel mondo del calcio qui nocerino. Diciamoci la verità, sta anche alla piazza a noi crescere sotto questo punto di vista. È chiaro che questo, come dire, è uno step fondamentale. Ci sono, come dire, esigenze tecnico-professionale, ci sono esigenze economiche, ci sono esigenze sportive. Sicuramente la Nocerina è a disposizione di tutti, vuole collaborare con tutti e si aspetta, come dire, la stessa cosa. Ove questo non fosse possibile, è chiaro che siamo costretti a portare avanti il nostro percorso, sempre nel rispetto degli altri, però abbiamo proprio in mente di costruirci il Molosso proprio da ragazzino ed aiutarlo proprio a crescere a 360 gradi. Dirittura oltre alle scuole calcio, ma per quanto riguarda le amministrazioni, il rapporto con i comuni, come sta andando? Da questo punto di vista forse può rispondere meglio il direttore piuttosto che il nostro amministratore. Io mi occupo della parte tecnica, faccio anche tanta fatica a occuparmi della parte tecnica, ho fiducia nei nostri dirigenti, quindi sono tranquillo che riusciremo a trovare la quadra per riuscire a dare il miglior servizio possibile alla città e ai giovani nocerini. Grazie. Io già mi prenoto per invitarvi a una trasmissione su Nocerina Live, parleremo del settore giovanile. Vi faccio una sola domanda sul settore giovanile: è presto sognare un centro sportivo, no, della Nocerina, con dei campi e con l'ausilio di alcuni fondi della FIGC per poterlo costruire? Guardi, credo che questo possa essere nell'arco di questo progetto di 5 anni, quindi 3 anni che vi ho detto più 2 anni che vogliamo portare avanti. Credo che sia, come dire, nelle corde, nella volontà anche della proprietà di poter sviluppare la società in questo senso. È chiaro che queste sono domande che vanno rivolte alla proprietà. Quello che so per certo è che la proprietà vuole un settore giovanile importante. Ci accingiamo a costruirlo, ci vorranno degli anni, però per me è importante che qualunque cosa facciamo, piccolo o grande che sia, la facciamo con la massima professionalità, nel rispetto di tutti e nella volontà di contribuire insieme agli altri lo sviluppo del settore giovanile. A questo voglio aggiungere che
e nelle idee e nello sviluppo, è una cosa che ci tengo tantissimo, è quello proprio di proporre anche dei progetti socio-sportivi, perché credo che l'inclusione, la socializzazione che porta il calcio sia proprio dire una matrice fondamentale sociale di ogni città. Quindi mi impegnerò su questo. Ora, con domani, spero di aver finito questo percorso con la prima squadra, a parte i dettagli e i ritocchi che serviranno al mister per iniziare la stagione, e voglio dedicarmi anima e corpo alla costruzione di una società, perlomeno per la mia parte tecnica, altamente professionale. Faccio un'ultima domanda e poi vi lascio. Ci sarà una collaborazione con le scuole calcio di Nocera? Di che tipo di collaborazioni e quale sarà il raffrontarsi con queste scuole calcio? Allora, la volontà mia, l'indirizzo sociale è quello di coinvolgere tutte le realtà cittadine, le realtà del circondario. Io sono disponibile a qualsiasi confronto, a qualsiasi momento di crescita, anche con l'aiuto di realtà che sono consolidate, che hanno lavorato bene negli anni e che ci possono dare anche loro un contributo importante. È chiaro che a un certo punto ci sono degli interessi economici che vanno a essere salvaguardati, e io capisco perfettamente questo, però l'auspicio mio, l'augurio è quello che tutti insieme possiamo dare un contributo importante per la crescita dei giovani nocerini.